Merende semplici e genuine, ideali per spezzare i pomeriggi in casa o anche per un break all'aria aperta. I panini al latte rappresentano una di quelle piccole cose semplici che accontentano proprio tutti. Con solo tre ingredienti, farina, burro e latte, questi bocconcini di pane sono molto semplici da preparare e si sposano bene con confetture, marmellate e creme, ma anche per accompagnare salumi e formaggi. La ricetta affonda le sue radici in Toscana, in particolare nella zona di Prato, dove ogni 17 gennaio si festeggia Sant'Antonio Abate, protettore degli animali e agricoltori, e in suo onore vengono preparati panini e latte a volontà in tutti i forni. Si racconta infatti che un tempo venivano dati in pasto anche agli animali con l'auspicio che ciò potesse curarli dalle malattie. E per chi è intollerante al lattosio esiste anche una variante, panini cinesi, che sono fatti al vapore, ma di questo magari ne parleremo in un altro video. Però ora afferrate grembiule e attrezzi perché si va in cucina. Per preparare i panini al latte, circa 10 o 12, occorrono i seguenti ingredienti: 250 g di farina, metà Manitoba e metà 00, 40 g di zucchero, 150 ml di latte a temperatura ambiente, lievito fresco o disidratato, scegliete voi, sale quanto basta, 30 g di burro fuso e poi un pochino di acqua. Per spennellare invece si andrà a usare un uovo con aggiunto un pochino di latte. La ricetta è facilissima, di facilissima esecuzione, circa 20 minuti per tutta l'esecuzione totale, 3 ore per la lievitazione e meno di 15 minuti di cottura. Prepariamo l'impasto. Prima di tutto sciogliamo il burro, magari un po' a temperatura ambiente o anche a bagnomaria. Mentre questo accade, in una ciotola verso un poco di zucchero con l'acqua e il lievito. Così facendo faccio ravvivare il lievito e lo rendo un po' più attivo e vorace. Dopo 10 minuti circa sarà bello bello arzillo e a quel punto aggiungo il latte, che ricordo a temperatura ambiente, la farina e lo zucchero rimanente. Amalgamo per bene e infine, quando l'impasto diventa liscio ed omogeneo, vado ad aggiungere il burro fuso e in seguito il sale, continuando sempre ad impastare e ad amalgamare il tutto. A questo punto vado a spostare su un piano leggermente oleato e continuo ad impastare. L'impasto deve risultare molto ma molto morbido, elastico, non appiccicoso e bello liscio. Se è troppo duro aggiungete un po' di latte, viceversa, se è troppo morbido aggiungiamo un po' di farina. Adesso lo lasciamo lievitare per almeno 3 ore, coprendo la ciotola con un canovaccio, nel forno spento o comunque lontano da correnti d'aria e a una temperatura piuttosto tiepida. Ed ecco qui pronto il tutto, una volta lievitato riprendiamo l'impasto e formiamo delle palline, se amiamo questa forma, o delle striscioline che poi andremo ad arrotolare se invece amiamo la forma della mini pagnotta, un po' come piace a me. Andremo ad adagiare sulla teglia, precedentemente rivestita con della carta da forno, i nostri piccoli capolavori. Spennelliamo ogni panino col nostro mix di uova e latte. In alternativa, nei paesi del nord preferiscono ad esempio spennellare con del burro fuso. A voi l'ardua scelta. A questo punto lasciamo lievitare i panini per altri 30 minuti, tempo che ci permetterà di riscaldare il forno statico a 200 gradi circa. Inforniamo quindi la nostra teglia e lasciamo cuocere per circa 12 o 13 minuti, o fino a che i panini saranno belli dorati. I panini al latte si presentano molto bene ad essere conservati, anche per 3 o 4 giorni, a temperatura ambiente, in una busta chiusa. Possiamo anche congelarli, se vogliamo, dopo averli fatti raffreddare completamente, per poi farli rinvenire in forno dopo essere stati scongelati per qualche ora prima, fuori dal frigo. In alternativa può essere anche preparato un unico pagnottone latte da tagliare a fettine all'occorrenza, un po' come se fosse un pan carré. Una cosa che amo fare è, prima di arrotolarli, mettere un cucchiaino nel centro dell'impasto per avere un gustoso panino ripieno, ad esempio un cucchiaino di marmellata, di crema di nocciole. A te la scelta. Per adesso non mi resta che dire buon appetito!